Controlli antidroga sciacca da parte del commissariato di polizia. Nelle ultime ore gli agenti hanno proceduto alla denuncia di due persone, entrambe di sciacca, ed al sequestro di circa 20 grammi di hashish. Questa attività, fanno sapere dal commissariato, andrà avanti anche nelle prossime settimane e verrà ulteriormente intensificata. E continuiamo a parlare di controlli, stavolta invece della Polizia Municipale di Sciacca che ha beccato ancora una volta tanti trasgressori nel conferimento dei rifiuti. Sono stati fotografati diverse persone mentre conferivano rifiuti nelle discariche abusive in periferia e qualcuno ha tentato perfino di sabotare la telecamera di videosorveglianza in dotazione nel corpo della Polizia Municipale di Sciacca, ma la persona non è riuscita nel suo intento perché è stata identificata e sanzionata. Si è definito, dopo una lunga camera di consiglio al Tribunale di Sciacca, il processo che si è celebrato con il rito ordinario a carico di due persone, uno di Gibellina e l'altro di Menfi, accusati di atti sessuali con una minore di 14 anni. Entrambi sono stati condannati, l'uomo di Gibellina a 8 anni e 6 mesi di reclusione e il menfitano a 5 anni e 6 mesi. Questo è il processo che rappresenta la seconda tranche della vicenda. Per una prima tranche, altri imputati, compresa la madre della minore, sono stati giudicati e condannati in abbreviato dal GUP del Tribunale di Palermo. E cambiamo completamente argomento. Stamattina, sopralluogo della sindaca Francesca Valenti, accompagnata dagli assessori comunali in un quartiere di Sciacca, insieme c'erano anche i componenti del comitato di quartiere della Seniazza. Durante questo sopralluogo abbiamo intervistato la sindaca che ha annunciato: voglio incontrare molto di più i cittadini, ha detto, perché questo è un momento particolare e soprattutto perché, come sapete, Sciacca non ha più un consiglio comunale. Alla sindaca proprio in riferimento a questo argomento abbiamo chiesto un suo commento rispetto alla norma che è stata approvata ieri dall'ARS che prevede in questo momento lo scioglimento del Consiglio Comunale soltanto quando non viene approvato il bilancio. Quindi a Sciacca in questo momento, se fosse stata approvata prima, avrebbe ancora un Consiglio Comunale. E cambiamo argomento, il governo regionale ha messo a disposizione circa 70 milioni di euro per una serie di interventi in Sicilia. Tra questi ce ne sono due che riguardano Sciacca. 7 milioni di euro sono stati previsti per il museo interdisciplinare nel complesso monumentale di Santa Margherita e 1 milione e 300 mila euro per i lavori necessari al teatro Samonà. Per quanto riguarda il museo di Santa Margherita e la soprintendenza ai beni culturali che dovrà redigere il progetto ed il soprintendente Michele Benfari fa sapere che i tempi saranno brevissimi, ma che comunque ci saranno altri adempimenti per poter arrivare al risultato che nell'arco di qualche anno potrebbe essere quello dell'apertura del museo a Sciacca che ricordiamo è stato previsto con una legge del 1991, quindi arriverebbe a circa 30 anni di distanza. Infine chiudiamo con l'emergenza coronavirus. Ieri dall'ultimo bollettino sono 59 nuovi casi in provincia, secondo il bollettino dell'ASPA. Sciacca ancora una volta sotto il tetto dei 50 attuali positivi, più 2 rispetto alla giornata di ieri, quanto è venuto fuori. E un'escalation di contagi si registra anche nel piccolo comune di Siculiana, dove il sindaco ieri ha lanciato un vero e proprio allarme ai suoi concittadini, invitandoli a stare a casa. Vi segnalo tra le altre cose il nostro servizio realizzato ieri. Abbiamo fatto visita ad una palestra, una società sportiva di Sciacca, il Discobolo, che come tante altre palestre si prepara verso una possibile riapertura che ci potrà essere a marzo. Ma tutto questo e molto altro sempre su risoluto.it.